Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo ancora una volta in Massachusetts, più precisamente in un comune di circa 6.000 abitanti chiamato Granby. Si tratta davvero di piena campagna, una zona prettamente rurale. Probabilmente anche per questo motivo è considerata generalmente una città tranquilla, dove davvero non accade mai niente al di fuori del comune. Tra le tante famiglie che vivevano in questa città, nel 2010 c'era la famiglia Rintala. La famiglia Rintala era composta da Cara, sua moglie Anne-Marie, e la figlia adottiva Brianna. Anne-Marie era nata il 30 luglio del 1972 a Springfield. Già da piccola aveva deciso che da grande avrebbe lavorato in ambito medico. Ci mise un po' di anni chiaramente a chiarirsi le idee su cosa volesse fare esattamente, ma era una cosa che decise davvero da piccolissima. Una volta diplomatasi si iscrisse ad una scuola a Granby che al termine dei corsi le avrebbero dato un attestato per fare il paramedico. E una volta preso l'attestato trovò immediatamente due lavori diversi, sempre in due ospedali di Springfield. Secondo le persone che la conoscevano e i suoi colleghi, era una lavoratrice davvero instancabile, era una di quelle persone che non si tirava mai indietro davanti a niente, cosa ovviamente fondamentale per il lavoro che faceva. Gli anni di esperienze che maturò ovviamente nel corso degli anni le diedero quella lucidità mentale, quella prontezza di riflesso che sono davvero essenziali nella vita di un paramedico. Lavorava sempre molto duramente, non si lamentava mai di un doppio turno serale o notturno e anche per questo probabilmente era considerata una delle migliori operatrici del suo ospedale. Anche sua moglie Cara era un paramedico, si erano infatti conosciute proprio in ospedale, proprio svolgendo il loro lavoro. Si erano incontrate nel 2002, Cara era una donna di 7 anni più grande di lei e di lì in poi insomma la relazione maturò sempre di più fino ad arrivare al matrimonio. Gli amici della coppia le descrivono un po' come opposte, erano la classica rappresentazione degli opposti che si attraggono, mentre Anne-Marie era sempre stata molto solare, molto socievole, una persona molto estroversa. Le piaceva uscire con gli amici, fare nuove esperienze, uscire a fare qualcosa di nuovo praticamente ogni settimana. Cara invece era molto più introversa, molto più tranquilla, le piaceva la solitudine, non erano di quelle persone che si trovava molto nell'uscire con tante persone. In ogni caso, dopo il matrimonio avevano deciso di trasferirsi a Granby, dove comprarono poi una casa, quella in cui vivono fino al 2010. Nel 2008 avevano adottato Brianna e l'avevano adottata a neanche una settimana di vita, quindi da quando era davvero una neonata. Nei due anni successivi avevano avuto una vita che da fuori sembrava davvero meravigliosa, avevano una bella casa, due lavori sicuramente molto impegnativi, però che facevano con tutta la dedizione e la vocazione che si potrebbe desiderare. In più avevano appunto questa new entry in famiglia, una bambina sana che stava crescendo benissimo. Ovviamente questi lavori che facevano erano, come dicevo, molto impegnativi, sia dal punto di vista umano sicuramente, ma anche da un punto di vista di turni. Infatti entrambe a settimane alterne almeno avevano dei turni di notte, quindi per questo motivo chiaramente si occupavano di Brianna in situazioni alterne, quando una delle due doveva fare un turno notturno e di conseguenza dormire durante il giorno, della bambina si occupava l'altra. Il 29 marzo del 2010 era proprio una situazione del genere. Anne-Marie era arrivata la mattina a casa dopo aver passato tutta la notte a lavorare e in più la sera che veniva avrebbe avuto un ulteriore turno di notte, quindi chiaramente arrivò a casa molto stanca. Passeranno un po' di ore insieme a Brianna e poi Anne-Marie andrà a dormire. Cara a questo punto aveva deciso di prendere Brianna e andare a farsi un giro al centro commerciale, trascorrere insomma il pomeriggio in una maniera diversa. Avevano fatto un giro in vari negozi, avevano fatto un po' di shopping, insomma le cose che si fanno in un centro commerciale, e ad un certo punto Cara aveva deciso che magari quella sera, dato che si trovava lì, poteva acquistare da mangiare, insomma qualcosa da asporto, portarlo a casa e cenare così tutti insieme. Quindi per questo motivo aveva mandato un messaggio ad Anne-Marie per chiederle
chiederle che cosa volesse mangiare quella sera. Sua moglie però non aveva risposto. All'inizio non si preoccupa perché ovviamente magari era andata a dormire, stava ancora dormendo, prova a mandarle un paio di altri messaggi, ancora niente risposte. Dato che i messaggi evidentemente non l'avevano svegliata, decide di chiamarla. Anche alla chiamata Anne-Marie non risponderà, e non solo ad una chiamata ma a tre. A questo punto Cara inizia a preoccuparsi, le lascia anche dei messaggi in segreteria per chiederle di richiamarla perché appunto si stava preoccupando, ma niente. Ed era una cosa davvero inusuale di Anne-Marie, poi torneremo in realtà su questa cosa più tardi, ma era una di quelle persone che vivevano davvero col telefono attaccato, una di quelle persone che le mandi un messaggio, ti rispondono massimo in una decina di minuti. Quindi ovviamente Cara si preoccupa, decide di tornare a casa per andare a vedere cosa stava succedendo. A casa arriva intorno alle 19, entra in casa, chiama sua moglie, nessuna risposta. La cerca nelle varie stanze della casa e non la trova da nessuna parte. Rimaneva solo una stanza che non aveva ancora cercato ed era il seminterrato. Cosa strana, cioè non aveva pensato di andare lì perché usavano quel seminterrato come lavanderia, quindi era difficile che se doveva riposarsi, insomma, sua moglie fosse scesa lì. In ogni caso va nel seminterrato e al fondo delle scale trova sua moglie. Il primo pensiero di Cara è quello di portare via Brianna per non farle vedere la scena, la porta dai vicini, chiede loro di chiamare il 911, dopodiché torna in casa a cercare di aiutare sua moglie, dopotutto parliamo di un paramedico. Sarà infatti proprio il suo vicino a chiamare l'ambulanza. Hi, my neighbor just came over. She was pretty distraught when she came over here with the baby. She said the other one was down in the basement, but she didn't say much. Maybe a domestic. Pochi minuti dopo questa chiamata arrivarono polizia e ambulanza. Purtroppo i paramedici non poterono fare molto di più, anche perché lo aveva già constatato Cara, ma lo riconstatarono anche loro. Purtroppo Anne-Marie era morta da diverso tempo. C'era già così a prima vista una cosa strana della scena, ovvero c'erano due latte, tani che non so come si chiamino, di vernice, rovesciate non solo su tutta la scena ma anche addosso ad Anne-Marie. C'erano due tipi di vernice, una vernice bianca e una vernice rossa. In più ovviamente c'era anche abbastanza sangue sulla scena. I motivi per cui da subito, già da prima di un'autopsia, pensarono che Anne-Marie fosse morta ormai da ore erano principalmente due. In primo luogo c'erano già segni di rigor mortis e in secondo luogo, e vi dico questa cosa, ne parleremo un po' di questa vernice nel corso del video, c'erano delle cose che non quadravano di queste vernici, perché una delle due vernici sembrava già essersi praticamente ossidata, un po' seccata, insomma, non proprio asciugata, però sapete quando la vernice si secca un pochettino in superficie. Mentre l'altra vernice sembrava aperta da pochissimo, cioè era bella lucida, bella umida. E questo dettaglio lo dicono, lo notano, lo fanno presente anche i paramedici, tant'è che nel rapporto di quello che trovano descrivono questa vernice proprio come lucente. Usano due o tre termini per descrivere proprio il fatto che era fresca. E lasciamo qua questo dettaglio e ci torneremo un po' di volte. Il primo pensiero, in realtà un po' di tutti, polizia e paramedici compresi, era quello che, insomma, ci saremmo fatti tutti noi se fossimo davanti a una scena del genere, ovvero una caduta accidentale dalla scala del seminterrato, e nel mentre della caduta probabilmente aveva dato un colpo a queste latte di vernice che si erano aperte e avevano fatto quel macello. Solo che quelle due vernici avevano quelle evidenti consistenze diverse. Ora, io sinceramente dico la verità, la prima cosa che ho pensato quando ho letto questa cosa è, vabbè, magari erano due tipologie di vernici diverse, magari una si asciugava prima, una ci metteva di più, oppure magari una delle due vernici era stata chiusa meno bene, quindi c'era una parte di vernice che si era già seccata di più rispetto all'altra, che magari era sigillata meglio. Insomma, mi sono venute in mente un po' di cose così, proprio a chiacchiericcio al bar, niente da esperta. Però io in realtà la prima cosa che ho pensato su queste cose è stata una cosa del genere. Presumo, sono sicura del fatto che poliziotti e detective ben più esperti di me se la saranno fatta questa valutazione e avranno concluso che non si poteva trattare di altro se non un riversamento in tempi diversi
di quelle due vernici. Cosa che non torna tanto, prendendola per vera ovviamente, non torna tanto con l'ipotesi di cado, le vernici si aprono e si spargono un po' in tutta la zona. Anzi, sembrava quasi, secondo le ipotesi di questi detective, che magari una delle vernici si fosse effettivamente aperta prima accidentalmente e che la seconda fosse poi stata versata successivamente alla caduta. E fin qua va bene, parliamo di un po', non speculazioni, però un po' valutazioni così. C'era un'altra cosa che non tornava, ovvero che per terra, vicino al cesto della biancheria, come vi dicevo prima, il seminterrato era utilizzato quasi esclusivamente come lavanderia, c'era lavatrice e asciugatrice, c'erano delle tracce di sangue, degli schizzi di sangue. Degli schizzi che ovviamente sono compatibili con un impatto, ovviamente, quindi un impatto, si apre una ferita, schizza il sangue, solo che si trovava decisamente più distante rispetto al fondo delle scale dove era stato ritrovato il corpo. Era impensabile che se Anne-Marie era caduta lì, aveva battuto la testa, magari cadendo in quel punto, che fossero arrivati degli schizzi fino a lì. E io so già che se avete visto, come ho visto io, un documentario di Netflix, un documentario true crime, si chiama The Staircase, vi torneranno tante cose in questo caso. E io personalmente non penso che sia una coincidenza che ci siano così tante similitudini su certe cose. Se non l'avete visto e vi interessa, vabbè, se siete qua a vedere questo video, vi interessa il genere, consiglio di vederlo perché, vabbè, a parte è fatto molto bene, è interessante in generale, ma lo trovo molto interessante dal punto di vista processuale, quel caso in particolare. Insomma, più analizzavano la scena e la situazione, più iniziavano ad essere convinti che si trattasse di una situazione inscenata, ricreata ad hoc. E queste prime ipotesi della polizia, che fecero ovviamente ancora prima di un'autopsia, solo sull'osservazione, diciamo, della scena, vennero confermate da delle analisi. Dall'autopsia il medico legale riporta 23 ferite, lesioni, contusioni di vario tipo, un po' su tutto il corpo, principalmente alla testa. Contusioni che sono tante, sicuramente 23, ma sono plausibili con una caduta accidentale dalla scala. E qua di nuovo ritorna un po' il caso di Staircase di cui vi parlavo prima, perché anche lì c'è stato un dibattito su: è possibile farsi tutte queste ferite cadendo dalla scala? Come in tutti i casi molto mediatici, ci sono esperti medici che dicono di sì, effettivamente plausibile, ed esperti che dicono di no, quindi non lo so, sta a voi la valutazione. In ogni caso, per questa situazione in particolare di Anne-Marie fa poca differenza, perché la causa del decesso non è stata nessuna di quelle 23 contusioni. La causa del decesso viene evidenziata dal medico legale per strangolamento. E se, come vi dicevo, contusioni sono compatibili con una caduta dalle scale, uno strangolamento ovviamente no. Parlano con Cara, che oltre ovviamente a ricostruire tutta la situazione, tutta la giornata, come avevano trascorso insomma quel giorno, racconta anche che non aveva notato niente di strano in sua moglie quel giorno, se non il fatto che quando le aveva mandato i messaggi non l'aveva più risposto. Racconta alla polizia di essere uscita di casa alle 15 e insomma di aver mandato i primi messaggi intorno alle 16, cosa che viene confermata dal telefono, quindi presumibilmente alle 16 Anne-Marie era già morta. Ovviamente la prima sospettata, come in ogni caso, fu Cara, e di conseguenza iniziano a analizzare ogni singolo dettaglio, non solo di Cara, ma anche scavando nella relazione che avevano le due. E come io sono un po' convinta che sia così un po' per tutti, però dietro quella rappresentazione così patinata, quella famiglia così apparentemente felice e con tutto ai loro piedi, non era proprio così. Viene fuori che Cara e Anne-Marie erano piene di debiti. Ora, cercherò di spiegarlo nella maniera più chiara possibile. È una cosa che ho già sentito negli Stati Uniti, in America, in casi simili. Non so se in Italia possa funzionare così, però praticamente avevano dei debiti che in totale arrivavano a $90,000 con varie banche, cioè avevano delle carte di credito collegate a conti in varie banche e poi spendevano soldi che non avevano sul conto.
Non so come sia possibile questa cosa. Andavano oltre quel limite massimo. Con varie analisi, insomma, indagini del caso, viene fuori che la persona che si indebitava era Anne-Marie. Parlando anche comunque con persone che la conoscevano e con Cara stessa, viene fuori quello che a me è sembrato un po' una dipendenza dall'acquisto. Tendeva davvero ad avere una dipendenza per lo shopping. Spendeva, ma non parliamo ovviamente di uno si indebita per dei beni di prima necessità, per vivere, per pagare l'affitto, per pagare da mangiare, le bollette, eccetera. Parliamo di debiti per cavolate, per sfizi. E secondo le persone che conoscevano Anne-Marie, era sempre stata così da quando era giovanissima. E so che starete aspettando tutti che arrivi a questo punto, ma avrete pensato a assicurazione sulla vita? Anne-Marie magari aveva fatto un'assicurazione sulla vita, Cara le aveva fatto un'assicurazione sulla vita? No, non c'erano assicurazioni sulla vita di nessun tipo. C'era un'assicurazione sulla casa che avevano comprato, ma non c'entrava niente, insomma, non era successo niente di collegabile a quell'assicurazione. Ovviamente, però, tensioni economiche di questo tipo possono essere l'origine di litigi di coppia di vario genere. Quindi, scavando ancora di più sulla loro relazione, viene fuori che nel 2008 Anne-Marie si era presentata alla polizia per denunciare Cara di abusi domestici. Per questa segnalazione la polizia era andata ad arrestare Cara, però poco dopo Anne-Marie aveva ritirato questa denuncia. Quindi c'era stata un'effettiva segnalazione, ma era stato ritirato tutto. Solo un mese dopo, rispetto a questa situazione, c'era stata una chiamata al 911 proveniente proprio dalla casa di Anne-Marie e Cara. Aveva risposto ovviamente l'operatrice del 911 e non aveva di fatto parlato con nessuno, perché nessuno aveva effettivamente parlato al telefono, però aveva sentito, cioè aveva ascoltato quello che si poteva sentire dalla chiamata, e si sentivano delle urla confuse, sembrava c'erano dei rumori come se qualcuno lanciasse qualcosa, insomma c'erano dei rumori preoccupanti. Quindi questa operatrice del 911 aveva deciso di intercettare questa chiamata e mandare il più presto possibile una pattuglia per cercare di capire che cosa stesse accadendo. Quando questa pattuglia, la polizia era arrivata a casa di Anne-Marie e Cara, loro avevano aperto la porta dicendo che non era successo assolutamente niente. Forse, dato che avevano Brianna, la bambina aveva, giocando col telefono, aveva fatto erroneamente il 911, cosa ovviamente strana. Però nessuna delle due aveva segni evidenti, la bambina stava bene, la casa era bene o male in ordine, cadde tutto lì di nuovo nel dimenticatoio. Solo un giorno dopo questa situazione qui, Cara aveva avviato le pratiche per il divorzio. Questa situazione in realtà durò solo una settimana e mezza. Durante questa settimana e mezza sia Cara che Anne-Marie avevano chiesto reciprocamente un ordine restrittivo, Cara contro Anne-Marie, Anne-Marie contro Cara. Il tutto era durato, come vi dicevo, una settimana e mezza, poi di nuovo avevano fatto entrambe marcia indietro, non avevano portato avanti il divorzio e avevano ritirato la richiesta per l'ordine restrittivo. Sicuramente il sintomo che qualcosa nella coppia non stava andando per niente bene. Parlano con gli amici di Anne-Marie e dopo un po' di pressioni alcuni amici raccontano alla polizia che Anne-Marie in realtà da diversi mesi ormai aveva iniziato una relazione con una donna di nome Clara. So che ci sarà la confusione Cara Clara, cioè nel senso che io sbaglierò questa cosa, cercherò di concentrarmi. Questa donna Clara era un agente di polizia, avevano iniziato questa relazione un po' in modo clandestino all'inizio, poi in realtà questa cosa Anne-Marie l'aveva detta a Cara quando era in una fase evidentemente di matrimonio un po' di riflessione, diciamo così. E ad un certo punto, circa 6 mesi prima rispetto alla morte di Anne-Marie, lei era addirittura andata a vivere con questa amante, lasciando per più di un mese Cara a casa da sola con Brianna. Vanno quindi a parlare con questa Clara. Lei conferma tutto, conferma la relazione, che era iniziata clandestina, poi questa cosa era diventata ufficiale e avevano preso quel periodo dove avevano vissuto insieme un po' come, insomma, una separazione dal matrimonio con Cara, una separazione non ufficiale. Clara però racconta che circa un mesetto e mezzo dopo questo inizio di convivenza era stata lei stessa a lasciare Anne-Marie, perché aveva scoperto che aveva utilizzato una sua carta di credito e non solo l'aveva utilizzata, ma aveva totalmente prosciugato tutto quello che c'era lì dentro. Aveva indebitato, sempre come faceva lei con le altre carte, aveva indebitato totalmente questa amante. Quando Clara l'aveva scoperta, c'era stato un litigio, l'aveva lasciata e l'aveva cacciata di casa, e Anne-Marie era ritornata a casa con Cara e Brianna. Decidono anche per scrupolo di guardare, prima ovviamente di sentire ufficialmente Cara a riguardo, i messaggi che si erano scambiati Anne-Marie e Cara, e trovano dei messaggi di circa un mese
mesetto e mezzo prima rispetto alla morte di Anne-Marie, dove di fatto questa coppia litigava. In particolare, Anne-Marie sembrava gelosa nei confronti di Cara, perché Cara aveva un amico che si chiamava Mike, un amico d'infanzia, si conoscevano da tanto tempo. Sembrava gelosa di questo Mike, nonostante a Cara dichiaratamente piacessero solo le ragazze, le donne, quindi non è che poteva esserci nessun tipo di affair tra loro due. In questi litigi Anne-Marie, forse un po' per ripicca, non lo sapremo mai, rinfaccia a Cara il fatto che anche lei ha un amico che si chiama Mark, un ragazzo che lavora con lei, con cui in realtà c'era un'amicizia, ufficialmente almeno, ma il modo in cui glielo fece presente non sembrava solo un'amicizia. E su questo ci torniamo dopo. In ogni caso, con tutte queste informazioni, chiamano Cara e la interrogano. This is nothing like I've ever been trained for. I've never experienced anything like this in a very expensive place. Like, spend a lot. It was so bad. I don't trust you. You do things behind my back. I'm like, but it just, it's fine. What do you think happened? I don't know. I want to say, like, if I had a guess, I said she fell down the stairs. It's my guess. She tripped on the stupid shoe dealer. She was all the way down there. I had answers. I wish she did. In seguito a questo interrogatorio, Cara viene arrestata sulla base di tutto ciò di cui vi ho parlato fino ad adesso. E da qua in poi inizieranno tutta una serie di complicazioni oggettive, perché per questo caso in particolare ci saranno ben 4 processi. C'era potenzialmente tanto contro Cara, c'erano i debiti di Anne-Marie, c'erano il tradimento di Anne-Marie, c'erano le segnalazioni alla polizia, i presunti abusi domestici, di presunti dobbiamo parlare perché tutte le accuse sono state ritirate. Al processo viene anche sentito Mark, l'amico di Anne-Marie. Questo perché quel giorno in particolare, il giorno della morte di Anne-Marie, lui le aveva mandato un messaggio alle 14, un messaggio a cui non avevo ottenuto nessuna risposta. Di nuovo, come vi dicevo prima, cosa strana, perché tendenzialmente Anne-Marie era una di quelle persone che rispondeva molto in fretta al telefono. Secondo l'accusa, non aveva risposto al messaggio di Mark proprio perché era già morta. E se alle 14 Anne-Marie era già morta, voleva dire che c'era stato tutto il tempo per Cara di uccidere la moglie e poi uscire per andare al centro commerciale con Brianna alle 15. I filmati di videosorveglianza effettivamente confermano che lei doveva essere uscita più o meno di casa alle 15, ma da questi filmati di videosorveglianza che staranno passando mentre parlo, non venne fuori solo l'orario più o meno in cui Cara era uscita di casa, perché come potrete vedere nel retro di questo pick-up, diciamo il bagagliaio del pick-up che ovviamente è aperto, si vede un borsone. Un borsone che in alcune riprese dopo scompare. Di quel borsone non si saprà e non si è mai saputo niente, non lo ritroveranno mai. Però cosa fecero? Controllarono tutta una serie di negozi che si trovavano sulla strada da casa di Cara al centro commerciale dove si fermarono, e in un cestino dell'immondizia su questo tragitto trovarono un pezzo di tessuto che risultò positivo alla presenza di DNA, che però ce n'era talmente poco, talmente lieve, che non furono neanche in grado di stabilire in primo luogo se si trattasse anche solo di sangue, perché poteva trattarsi di altro tipo di DNA, e in secondo luogo non riuscirono neanche a collegarlo effettivamente al caso. Cioè magari in quel pezzo di stoffa si era soffiato il naso a qualcuno per dire, o c'era finito, nel senso magari non era nemmeno collegato a Cara e ad Anne-Marie. In ogni caso restava il fatto che effettivamente quel borsone era sparito, Cara non fu in grado di portarlo per far vedere, guardate che un borsone normalissimo, eccetera. L'ipotesi ovviamente dell'accusa era che in quella borsa ci fossero delle prove contro di lei, magari i vestiti che aveva addosso durante l'aggressione che quindi si erano sporcati col sangue della moglie, magari gli oggetti, un oggetto contundente con cui l'aveva colpita alla testa. Potevano esserci, secondo loro, un sacco di cose di cui lei si era sbarazzata, ovviamente per occultare il tutto e per convenienza. Per quanto riguarda la difesa di Cara, vabbè, ovviamente rifiutano il tutto,
ma propongono un altro possibile sospettato. Un possibile sospettato che, almeno a mio onesto parere, valeva la pena un'indagine in più. E questo sospettato altri non era se non Mark. Secondo infatti alcune persone che lavoravano con Anne-Marie e Mark, per lui, cioè per Mark, Anne-Marie era più che un'amica. C'erano delle voci di corridoio che vedessero questo Mark in realtà innamorato di Anne-Marie. Una cosa effettivamente la constatarono, ovvero che Mark fece davvero tantissimo per Anne-Marie. E parlo di soldi, nel senso che le prestò un sacco di sue carte di credito, intestate a suo nome, a nome di Mark, che Anne-Marie di nuovo indebitò nello stesso modo in cui si era indebitata lei, aveva indebitato l'amante e poi aveva indebitato anche lui. Per scrupolo, la polizia ha parlato con Mark e gli ha chiesto un alibi che vi avviso è cambiato 3 volte. E io non so, sono dell'idea che quando cambia tante volte un alibi c'è sempre dietro qualcosa. Aveva raccontato prima di essere con dei parenti, insomma un pranzo, una cena di famiglia. I parenti però non gli avevano confermato quest'alibi, quindi aveva detto: ah no no, sono andato in realtà a farmi un giro in posto X, in un negozio della zona. Questa cosa non era risultata verificabile, quindi aveva detto: no no no, mi sono confuso, sono andato con degli amici, che tra parentesi non confermarono mai quest'alibi, a comprare una lettiera per il mio gatto. E per quanto questi amici non confermeranno mai questa cosa qui, questa affermazione della lettiera del gatto aveva fatto scattare qualcosa, in realtà, alla polizia, perché sul corpo di Anne-Marie erano stati trovati 2 peli di gatto. E in casa di Karen Anne-Marie non era mai entrato un gatto, non avevano mai avuto un gatto domestico, quindi non poteva trattarsi di peli di un gatto che era entrato in quella casa. E ora qui io mi chiedo, ripeto, senza nessun tipo di competenza, però è possibile fare un test? Cioè, se io ho pelo di animale X e prendo il mio cane, prendo un pelo e lo comparo, posso capire se è lo stesso animale? Perché se così fosse, sarebbe bastata una comparazione dei peli del gatto di questo Mark e i peli trovati sulla scena. Ufficialmente questa cosa non è mai stata verificata. In ogni caso, anche fosse uscita una cosa, un match, essendo che i due lavoravano insieme, magari gliel'aveva trasferiti addosso quando avevano lavorato insieme al turno di quella sera, quindi per carità non sarebbe stata comunque una prova schiacciante. Ma la cosa ancora più interessante è che Mark era separato in quel periodo. E dopo, proprio il giorno dopo la morte di Anne-Marie, era tornato a vivere con sua moglie e le sue bambine per un mese, cioè per tutto il mese successivo alla morte di Anne-Marie. Dopodiché se n'era di nuovo andato. Coincidenza? Possibile. Proprio il giorno dopo della morte di Anne-Marie? Un po' strano. Fatto sta che evidentemente questo dubbio, questo proporre un ulteriore sospettato, fu abbastanza per confondere la giuria, perché a questo primo processo la giuria arrivò a un mistrial, quindi non riuscirono ad accordarsi unanimemente su un verdetto. Il che vuol dire che venne fissato ovviamente un secondo processo il 2014. Il problema è che a questo secondo processo nel 2014 portarono esattamente paro paro gli stessi elementi del primo processo e ovviamente, come era immaginabile, anche questo secondo processo si conclude con un mistrial, non si mettono d'accordo. Il terzo processo si svolge nel 2016, cambiano finalmente 2 cose in questo terzo processo. In primo luogo la difesa propone un ulteriore possibile sospettato, ovvero l'amante di Anne-Marie, Carla, porta un'evidenza principale, ovvero lei come alibi al tempo aveva detto che si era trovata tutto il pomeriggio in palestra, ed effettivamente una videocamera la riprende nella zona della palestra, però nell'orario dove presumibilmente era accaduto quello che era accaduto ad Anne-Marie, la sua carta d'identità era stata utilizzata in un posto distantissimo dalla palestra in cui aveva detto di essere stata e che l'aveva in realtà ripresa. Ovviamente ci sono 2000 motivi, magari questa persona è assolutamente innocente, però giustamente la difesa propone un ulteriore sospettato. La cosa che invece introdusse in questo terzo processo l'accusa fu un po' commentabile, diciamo così, e c'entra di nuovo la vernice, quello di cui vi parlavo prima. Praticamente portarono al processo come specialista, insomma, persona che testimonia in quanto, non so come chiamarlo sinceramente, perché specialista fa un po' ridere perché adesso sto per dirvi, una persona esperta di vernice. Con che attestato? Non lo so, con che competenze? Non lo so, un esperto di vernice. Secondo l'opinione di questo esperto, quella vernice, che era stata quella più fresca, diciamo, quella che era considerata più fresca, più umida, più luccicante, era stata versata solo massimo 30 minuti prima rispetto all'arrivo della polizia e quindi le foto che hanno scattato. E fu proprio questa
nuova opinione da parte di questo esperto che permise che quel terzo processo non si concludesse in un mistrial. Al termine di questo processo, infatti, i giurati dichiararono Cara colpevole e la condannarono all'ergastolo. Rentala shouted out in frustration and asked the courtroom, "What about my daughter?" Rentala will be sentenced on Wednesday at 2:00. Under Massachusetts law, a first-degree murder conviction carries a mandatory sentence of life in prison with no parole. Come avrete visto, chiaramente fu una sentenza emotivamente devastante per molte persone. Brianna viene affidata alle cure dei nonni e sembrava essersi risolta lì la situazione fino a poco tempo fa. Poco tempo fa, infatti, la difesa di Cara ha fatto appello e hanno avuto successo. Questo perché sono riuscita a dimostrare ad un giudice che quella valutazione di quel perito, di quell'esperto di vernice, si basava su cose non scientifiche. Cioè, quella cosa che aveva detto, ah sì sì, per questo motivo qua, X, Y e Z, quella vernice è stata versata al massimo 30 minuti prima che la fotografia venisse scattata, era una cosa detta senza nessuna base scientifica, così, sulla base di niente. E sono anche riuscita a dimostrare, oltre a questa cosa qua, che quella testimonianza lì in particolare di quell'esperto era stato di fatto il peso che aveva fatto spostare la giuria in un verdetto di colpevolezza. Quindi un giudice ha ritenuto opportuno che si rivalutasse questo caso, che quel terzo processo non fosse effettivamente valido, e la data di questo ulteriore processo è stata fissata per il settembre del 2023, quindi tra pochi mesi. Sinceramente, se non dovessero spuntare nuove prove, nuove cose, penso che finirà ulteriormente con un mistrial. Non so se c'è un massimo di volte che puoi finire a processo per una cosa, perché se vanno avanti così, uno è capace che può fare praticamente 25 processi sulla stessa cosa per tutta la vita. Ci saranno sicuramente delle limitazioni anche negli Stati Uniti, come c'è qua. In ogni caso, a mio parere è una situazione davvero un po' grigia, non sono riuscita tanto a farmi un'opinione su questo caso. Di nuovo, mi ha ricordato molto la situazione di The Staircase, anche lì ci sono stati un po' di processi, un po' di sì, no, forse, un po' di bianco, nero, grigio. E mi ha lasciato un po' gli stessi dubbi che mi aveva lasciato anche quel caso del documentario su Netflix. In ogni caso, questo è tutto quello che ho trovato per il caso di oggi. Come al solito, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Vi ringrazio come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video. Vi ricordo, se volete sostenere il canale, iscrivetevi, lasciare un mi piace, un commento, seguirmi sui vari social. Se volete, ho anche un podcast che si chiama Red Room. In descrizione trovate tutti i link utili. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.